Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di War Room. Buongiorno Paolo Mauri. Buongiorno Marcello e buongiorno a tutti. Oggi parleremo di cyber security e lo faremo con un esperto, anzi, un Cyber Strategy and Technology Advisor, ricercatore che è Gabriele Marchionna. Benvenuto Gabriele. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Paolo, a te il pallino. Eh, oggi parliamo di, di cyber security perché il dominio, dominio cyber è stato aggiunto. Ai, ai tre anzi quattro domini classici, che sono i tre classici: sono land, air e sea, cioè cielo, terra e aria. Da quando è iniziata l'esplorazione le, le, spaziale, si è aggiunto il dominio spaziale, chiaramente, perché tutti i, i nostri satelliti sono nello spazio. La, la difesa, ma non solo la difesa, anche il mondo civile eh, è strettamente legato alla, ai satelliti, anche se. Uh, va sempre ricordato che la maggior parte delle telecomunicazioni... E terrestri passano ancora per il più del 90% tra, attraverso i cavi sottomarini e proprio i cavi sottomarini con l'avvento eh, di internet, l'avvento di tutto quello che è l'architettura eh, del, del web sono diventati molto importanti e magari parleremo anche di, di, questa, di questa particolare peculiarità ed è quindi nato il dominio cyber, dominio cyber ovvero delle operazioni. Che possono essere anche condotte da, da, da militari o comunque da enti, diciamo, collegati agli stati non direttamente, chiaramente per avere sempre quel tipo di, di negazione plausibile, anche perché poi come vedremo il mondo cyber è, è un mondo dove è molto difficile attribuire eh, le azioni, che sia di, di vari hackeraggi, i vari, eh, diciamo le azioni di interruzione ad esempio delle, delle reti elettriche, di, di, qualsiasi, di qualsiasi cosa, anche banalmente il furto dei dati. Il furto dei dati è difficile attribuirlo a questo o a quell'altro ente, ente statuale. E quindi con Gabriele parleremo di, di tutto quello che è, tutto quello che concerne la, la cybersicurezza, tutto quello che eh, viene stato fatto, viene fatto attualmente per cercare di proteggersi, proteggere i sistemi, proteggere le banche dati. E, e quindi eh, vorrei con, cominciare appunto con Gabriele eh, con una... Piccola definizione di quella che è la, la cyber security oggi, anno del signore 2000, 2023. Sì, grazie Paolo, grazie Marcello per l'opportunità e l'accoglienza. Cercherò di semplificare qualche concetto. Non sono un tecnico, eh, mi occupo appunto di strategy e technology per quanto riguarda il mondo cyber, quindi cerco di semplificare dei concetti che usualmente indirizzo a direzioni aziendali o dell'APA. Eh, per cyber security in realtà è detto bene, diciamo che ci concentriamo su una pratica appunto di proteggere sistemi informatici, reti, eh, dispositivi e dati digitali da eventuali minacce che possono essere comunque collegate al mondo digitale, attacchi eh, a diciamo, target specifici, danni, eh, accessi non autorizzati che intaccano o per meglio dire compromettono l'integrità, la disponibilità. E la riservatezza delle risorse digitali o della, delle informazioni, per così dire, infatti, c'è eh, una sovrapposizione o comunque la cyber security è inclusa in quella che è l'information security che eh, oltre al mondo digitale, contempla anche il mondo fisico mm. e quindi, ad esempio, l'interruzione di, di, di disponibilità di informazioni per mezzo di un attacco fisico. Ecco, la cyber si concentra sul mondo digitale. E prende in esame, eh, o per meglio dire, consiste di strategie, politiche e tecnologie, o per essere più specifici, persone, processi e tecnologie. Ora è vero anche, come hai ben detto, che è considerato una sorta di quinto dominio, questo però, in ambito prettamente diciamo securitario. Perché se ci pensiamo, a differenza degli altri quattro domini, la cyber è un po' come l'aria, permea tutto quanto, nel senso che è, è, ha una natura fortemente trasversale. Infatti, mh, non, non trattandosi di operazioni eh, cinetiche, per così dire, o statiche, siamo anche fuori dal mondo della guerra ibrida. E, e se appunto gli analisti o i colleghi che si occupano di difesa e sicurezza mi consentono, il teatro operativo digitale è nettamente differente. Infatti non possiamo, diciamo, <ride> chiamarlo teatro operativo, però il terreno di scontro, diciamo così, è totalmente diverso da quello tradizionale, ecco. Quindi questo un po' in linea generale. Per quanto riguarda invece concetti più eh, specifici nel contesto di guerra, magari vediamo poi in seguito la differenza tra operazioni, attacchi e guerra cibernetica. No, perfetto, eh, io direi che hai, hai dato un, un quadro chiaro. Allora io ti faccio, faccio un'altra domanda. Tu hai detto giustamente che eh, ti occupi di, di quella che è la strategia di, uh -huh. eh, per quanto concerne uh, la cybersicurezza. Eh, allora io ti, ti chiedo innanzitutto se esiste un, un quadro comune eh, europeo di, di strategia di, di cybersicurezza. E poi se c'è se il nostro paese diciamo, ha attivato un, un qualche cosa di simile, cioè se esiste un ente preposto a, a stilare queste queste strategie di cyber sicurezza. Assolutamente sì. A livello normativo, o meglio, a livello di apparati governativi e normativi, abbiamo sicuramente a livello europeo l'ENISA, che è l'Agenzia per Eccellenza per la Cyber security. E eh, a livello nazionale l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, cosiddetta ACN. Eh, a livello nazionale abbiamo una strategia e ce l'ha anche l'Europa, eh, chiaramente da parte europea eh, poi viene recepita da diversi stati nella forma appunto più consona e contestualizzata a quello che è il, appunto, il territorio nazionale. E devo dire che a livello strategico c'è anche molta cooperazione tra pubblico e privato, vedremo poi come è importante. Uh, questo tratto proprio perché si riesce a, a far rete ma anche, anche se parliamo di rete appunto uh, di, di persone e di um, expertise mettiamola così e, e questo ri, m, permette una maggiore protezione e, e una maggiore difesa anche in ottica proattiva nei confronti di eventuali minacce e oltre ad avere una strategia Abbiamo anche una, come dire, una certa cooperazione anche uh -huh. all'interno dell'apparato del, del, dell governativo stesso, proprio perché ci sono agenzie mh, appartenenti a, alla presidenza del Consiglio che si occupano di aspetti molto più tecnici e quindi di difesa eh, e prevenzione. E poi appunto c'è l'Agenzia di cyber Sicurezza nazionale che, oltre a definire diciamo, la parte più politica e strategica della, della cyber security nazionale, va anche a, a fungere da eh, dire, filtro comunicativo e di conseguenza eh, si occupa anche di aspetti molto importanti ed equamente importanti come l'awareness, quindi la consapevolezza, la conoscenza e la sensibilizzazione e formazione sui temi. Quindi sicuramente siamo un, un paese molto eh, avanzato in tal senso, chiaramente si può sempre migliorare nel senso che eh, come vedremo ci sono delle vulnerabilità anche non note eh, di, di, in qualsiasi sistema e pertanto potrebbero essere sfruttate. Quindi diciamo che eh, la cyber è un mondo che tiene sempre allerta chi, chi ci lavora, ecco e, però non possiamo dire di essere indietro assolutamente. Oh, ehm. Una un, un, diciamo un, una tematica in cui non siamo indietro. F eh. finalmente. Sì, finalmente. Anche se il, per esempio, la sigla di Wargames non di War Room, è presa da un famoso film. Eh, degli infatti, anni... infatti, mi ha. Mi hai, mm. mi hai dato lo spunto perché io appunto citando il film da cui abbiamo preso diciamo, la, la sigla ma no? anche, anche il nostro nome era, racconta proprio di questo ragazzo uh, a Seattle che è uno, il classico smanettone no? De, dei computer eh, appassionato di videogiochi che vuole cercare l'ultima uscita di un videogioco e si infila nel sistema del NORAD la, il sistema di difesa aerea del Nord America che prende Stati Uniti e Canada e trova questo cervellone eh, automatico che eh, è deputato a fare war games cioè a fare giochi di guerra dopo spiegheremo bene che cosa si intende per giochi di guerra inserendosi vuole, lui vuole giocare gioca la guerra termonucleare globale e salta fuori il finimondo ecco allora eh, la domanda per gabriele è eh, cioè, mh, quanto è mh, che cosa si fa per evitare che eh, si possano avere dei casi del genere, cioè che un intruso riesca a inserirsi in un sistema, che sia un sistema eh, della difesa, che sia un sistema eh, governativo, che sia un sistema privato, che sia ad esempio una, una banca dati privata, perché abbiamo visto tantissimi casi in questi anni di furti di dati da no, privati. Io eh, ricordo qualche anno fa... Eh, in cui Airbus aveva lamentato il, il furto di dati per quanto riguarda eh, i motori, nella fattispecie delle turboventole del, non mi ricordo di quale velivolo, forse era la, addirittura la 380 e, e di altri sistemi ad essi cor correlati. E a quanto pare si puntava il dito verso, verso la Cina, ma ce ne sono stati tantissimi altri di, di, di furti di dati anche. Eh, permettimi di dirlo, Gabriele, anche all'interno di tra alleati, cioè uno pensa che il furto di dati avvenga eh, da, dalla Russia, da, dalla dai Cina, dai buoni e cattivi, dall'Iran, invece questi furti di dati che coinvolgono aziende private avvengono anche all'interno diciamo, di quello che è la, la Nato, piuttosto che l'Unione Europea, piuttosto che altri diciamo, enti eh, sovranazionali che raggruppano alleati. Quindi cosa, che cosa si fa? Cosa, cosa viene fatto quando viene eh, diciamo, intercettato diciamo, questo, questo, questo malware, adesso tu ce lo spiegherai meglio, io non sono un tecnico, eh, che, sta, che si è inserito in una banca dati? Sì, allora chiaramente per definire buoni e cattivi vediamo anche il, diciamo, lobby, come dire, la motivazione per cui un attacco eh. viene fatto. E quindi eh, magari tra appunto, nemici, mettiamola così, eh, potrebbe essere semplicemente interrompere le attività governative o interrompere l'operatività di sistemi cosiddetti essenziali o critici per il sostentamento di uno Stato, vediamo centrali elettriche, idriche e così via, ma tra paesi alleati ad esempio eh, vediamo anche lo spionaggio industriale come diciamo, motivazione o obiettivo di un attacco. Eh, cosa si fa? In realtà ci sono tutta una serie di attività, eh, per così dire più di ampio respiro strategiche, eh, sia in ottica preventiva, come ad esempio eh, la formazione del personale o il controllo degli accessi legittimi e illegittimi, un test sulle vulnerab su eventuali vulnerabilità, un test di penetrazione eh, sfruttando le stesse vulnerabilità, eh, chiaramente in forma periodica. Ecco questo. Mm, giusto per, per dare, eh, chiaramente parlo in termini molto di alto livello, proprio perché andando nello specifico le declinazioni sono una miriade, e, mm, poi ci sono attività eh, più proattive e lì si cerca, a seconda dell'attacco, di bloccare quelli che sono eventuali estensioni del, dell'impatto, no? e quindi bloccare eventuali effetti collaterali. Uh, faccio un esempio banale, come attacchi ad esempio il social engineering, dove l'attaccante o l'aggressore cerca di adescare attraverso un messaggio uh, apparentemente innocuo un, uh, uno user uh, appartenente a un'organizzazione, uh, fingendosi ad esempio il suo capo o mh, non so il comparto di charge, quindi delle risorse umane, e chiedendo la password uh, per accedere a una, una risorsa interna. Um, Ecco, questi tipi di attacchi sono finalizzati, seppur apparentemente semplici, sono finalizzati a manipolare un po' la, le persone eh, in cambio di qualcosa per ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi. Ottenuto l'accesso, allora lì o si può semplicemente fare una raccolta informazioni o addirittura eh, innescare altri, altre azioni, come ad esempio l'introduzione diciamo, di malware, quindi eh, software malevoli. Che permettono la, il furto di informazioni o addirittura di ransomware, cioè una tecnica che permette di criptografare dei file delle organizzazioni rendendoli inaccessibili e chiedere un riscatto eh, affinché questi vengano ripristinati eh, appunto nell'accesso. Quindi dipende sempre dal, dalla, dalla forma. Vediamo che quando parliamo di sistemi governativi, uno degli attacchi. Uh, più frequenti è il cosiddetto DDoS, ossia il Distributed Denial of Service, cioè un sovraccarico del server o delle risorse di rete, uh, rendendo appunto inaccessibili uh, i servizi uh, agli utenti appunto autorizzati. Uh, un altro tipo di attacco sono di, mh, gli, i cosiddetti zero day, cioè si sfruttano, come dicevo prima, vulnerabilità ancora non note e consentono agli aggressori di penetrare i sistemi in reti. Poi è vero anche che a livello governativo di solito questi tipi di attacchi vengono utilizzati più per interrompere l'operatività e dare una dimostrazione di forza, oltre a fare attività di eh, cyber spionaggio. E qui faccio giusto un'introduzione, eh, quando parliamo di amici o nemici no? dovremmo sempre considerare anche che tipo di eh, attori sono coinvolti, perché anche riprendendo la vostra sigla um, war Games, uh, in realtà mh, parlare di war, quindi di guerra a livello cyber, è veramente difficile. Uh, in che senso? Nel senso che, uh, dal punto di vista del diritto, quantomeno per noi che uh, ci, diciamo, ci interfacciamo, uh, se. se... sono più attuali e hanno veramente straniero interna, tutti da una situazione con un territorio che è esterno, quindi riconosciuto internazionalmente e capite bene che tra due stati si può parlare eventualmente di guerra per tra uno stato e una liberazione nazionale, o tra diverse parlare di tra un mondo di guerra, che ecco crea una serie di implicazioni di diritto, ma anche molto più operative, che sono veramente come dire diversificate ecco così ecco intanto che abbiamo visto un esempio di un possibile cyberattacco che ha, che ha giammato praticamente il tuo segnale <ride> <ride> ah, oh, <ride> no. e, 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 e si, è sentito, si è sentito male purtroppo io gabri con te volevo fare un, una riflessione hai parlato uh -huh. hai citato i, i dati personali che possono essere chiaramente le Uh, le nostre password piuttosto che uh, um, ad esempio il, uh, non so, il nostro curriculum vitae, um, le nostri, i nostri dati che inseriamo nei social network, e a me è venuto in mente uno scandalo, in realtà due. Il primo, che è notissimo, quello di Cambridge Analytica. Il secondo, che è, secondo me più preoccupante ma meno noto, che è quello di Zenua Analytica, che è stato definito dagli analisti, tu mi, me lo confermerai, una sorta di Cambridge Analytica sotto steroidi. Sostanzialmente cosa è successo? Che eh, sono stati presi i dati di, di ampie fasce di popolazione eh, che possono essere dai, dai politici agli industriali, a, 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 diciamo, ad altre personalità di spicco o meno, e sono stati. Eh, si è visto che sono stati rubati sostanzialmente eh, quanto mh, quanto è pericoloso questo? Cioè, perché? Bisogna far capire, volevo far capire, perché è, eh, è importante la conservazione dei, dei dati in modo, in modo sicuro? Cioè, eh, uno pensa che ma sì, eh, nome, cognome, la password, la mia data di nascita, cioè, perché è importante che i nostri dati personali siano... Eh, immagazzinati in un luogo sicuro e non accessibile a non, non dico solamente le potenze straniere come può essere la Cina nel caso di Senua ma, ma anche ad altri sì allora faccio una premessa nel senso che per semplificare un po' la risposta al di là dei casi che hai citato giustamente ehm, per dato personale faccio l'esempio estremo del conto bancario no? anche quello è un dato personale ho informazione sensibile ora eh, così come mi hanno insegnato anche ai tempi universitari quando parliamo di informazione sensibile impariamo essenzialmente di qualcosa che è segreto no? quindi immaginiamo dei bambini dei ragazzi che si confidano tra di loro e eh, un ragazzo racconta una sua confidenza ad un suo amico e il suo amico pur promettendo di non condividere tale confidenza lo, eh, lo va a raccontare però secondo la sua percezione ad un altro amico ecco a catena, quindi mh, per, passo, come dire, per passaparola, abbiamo un'informazione iniziale che seppur segreta non lo è stata più, quindi ha perso la, la sua riservatezza, eh, che ha perso anche la sua integrità perché è stata raccontata di volta in volta attraverso la percezione di ognuno no? e è diventata totalmente accessibile, quindi totalmente disponibile quando invece era, aveva una disponibilità ristretta alla persona che l'ha raccontata in maniera confidenziale. E questo è un po' ciò che avviene con le informazioni sensibili nel mondo cyber. Cioè, immaginate un conto bancario che viene eh, erroneamente condiviso eh, con persone che apparentemente sono eh, appunto sicure, passatemi il termine e eh, nel corso del tempo invece condividono questa informazione, immaginate che questo conto venga utilizzato mh, banalmente per acquisti online eh, di poche cifre, quindi 5-10 euro, così come per vere e proprie transazioni finanziarie, a seconda appunto dei conti bancari ovviamente. E, ecco, siccome è sempre difficile attribuire eh, diciamo, il, il livello fisico al livello digitale, in maniera appunto strettamente correlata, quindi una persona digitale non è detto che corrisponda ad un'unica o ad una sola persona fisica. Quel conto bancario di Paolo eh, sarà appunto la fonte del, del problema, no? E quindi si penserà che Paolo abbia utilizzato questo conto in maniera diciamo sconsiderata. In realtà, Paolo non, non ha, non ha transazioni finanziarie, quindi lì si ha un problema di attribuzione di chi ha generato questo tipo di, di, di attività eh, come dire, sconsiderata. Quindi capite la, come dire, la fluidità con cui queste informazioni potrebbero diventare altamente pericolose ai danni sia di chi subisce il furto ma anche con l'azione che si va a compiere. Vi faccio un esempio, se eh, un conto di un, uh, un ricco industriale, eccetera, viene utilizzato per... Eh, non so da un gruppo terrorista per l'acquisto di armi Faccio, sto, sto estremizzando per far capire bene capite bene che ehm, la persona proprietaria di quel conto si vedrà degli acquisti di armi inconsapevole di chi certo. abbia fatto questa transazione e questo chiaramente al di là del mondo cyber ha delle implicazioni penali non indifferenti oltre a, a sanzioni quindi eh, l'importanza dell'informazione è sempre commisurata a, sia al, diciamo, alla segretezza di esse e il motivo per cui è sensibile, sia anche all'utilizzo che l'aggressore la, riesce a farne. Ed ecco perché è importante, uh, al di là della password, eccetera, cercare di limitare quantomeno le informazioni allo stretto necessario. Poi c'è da fare anche una considerazione, in un mondo altamente interconnesso uh, con social, email, eccetera, eccetera è sempre difficile avere un controllo veramente accurato, quasi ossessionato delle proprie informazioni e chiaramente se si, eh, se si accede su LinkedIn e si inseriscono ad esempio i propri dati per far vedere un bel CV, chiaramente si va incontro anche a un certo tipo di eh, esposizione del proprio profilo no? e, e quindi si cerca sempre di mh, come dire, non essere completamente accurati ecco, eh, nella, nella propria mh, descrizione. Questo un po', spero di aver fatto capire un po' l'importanza, ma anche la difficoltà di eh, riuscire a securitizzare, quindi rendere appunto segrete o comunque sicure le proprie informazioni. Ecco, una domanda da, naturalmente da profano, no? invece in scenari di guerra, cioè operativi, eccetera, molti sistemi d'arma viaggiano su internet, nel senso vengono poi... Uh -huh. Mossi diciamo da azioni che fanno altri su computer par, penso ai droni che sono diventati di moda in questo periodo, ma anche altre cose. Poi, però, si sa che ci sono delle bombe, delle, comunque delle armi che servono proprio per annullare e completamente distruggere tutte le reti web, elettroniche, eccetera. E allora tutta la cyber security in un ambito operativo insomma. È difficile anche da mettere in campo in questi casi, o no? Uh, perdonami, intendi in un campo operativo fisico? Sì, kinetico. sì, sì, una bomba impulso, okay. una bomba impulso sì, magnetico. Sì, sì, ecco, una... lì, lì siamo nel campo dell'information security, nel senso che un attacco fisico ha distrutto una rete e di conseguenza ha intaccato anche la riservatezza e l'integrità della disponibilità dei dati. Lì, appunto, usciamo dal mondo digitale, seppur strettamente, diciamo, intrecciato, e eh, subiamo le conseguenze del mondo fisico. Ecco, in quel caso eh, diciamo che lì si capisce come la cyber, con la sua importanza, non sia meno importante della, diciamo, della sicurezza eh, in senso tradizionale. E quindi sì, si può interrompere un'infrastruttura con una bomba anche dal punto di vista, cioè anche con implicazioni sul mondo digitale. Questo è vero, però in altre situazioni, faccio mh, riferimento ad esempio a... Mh, non ad un attacco, attacco fisico, ma ad una mh, come dire, sanzione normativa. Se ricordate, all'inizio della guerra tra Russia e Ucraina eh, c'è stato il caso delle sanzioni europee alla Russia che hanno portato la Russia ad uscire dal cosiddetto sistema SWIFT, che era l'infrastruttura economico-finanziaria con cui noi facciamo pagamenti online e così via. L'uscita della Russia da SWIFT ha eh, portato dal punto di vista accademico, comunque di think tank e mediatico, a parlare di splinternet, ossia frammentazione di internet. Ora, questa frammentazione in cosa consiste? Semplicemente in definire dei confini appunto politici e regionali eh, di internet a seconda di come venivano confinati gli stati. Quindi abbiamo una rete italiana, una rete francese, una rete in portoghese e così via. E immaginate però mh, appunto l'alta interconnessione globale tra... Faccio un esempio, uh, Italia e Israele, uh, a proposito appunto di cavi sottomarini, e uh, l'impossibilità di avere dei confini tra Italia e Israele, dei confini fisici o comunque politici. Quindi è vero che un attacco fisico potrebbe interrompere, sicuramente insomma, una bomba che cade su una centrale elettrica può causare danni anche nel mondo digitale, ovviamente perché si interrompono le operazioni. Uh, ma allo stesso tempo anche delle, delle implicazioni politiche possono portare delle interruzioni. Poi è vero anche che dal punto di vista tecnico queste interruzioni politiche sono superabili, le implicazioni invece del mondo fisico potrebbero essere superabili con una buona strategia di approvvigionamento, di supply chain o di ridondanza. Faccio un esempio, buttare giù, passatemi il termine, un data center. Uh, per me diciamo, è sorpassabile come tipo di attacco e di impatto se un'azienda ha a disposizione un data center secondario ed ha una buona strategia di cosiddetta continuità operativa in atto, e quindi di resilienza. Si, avrà, si, come dire, si applicherà un piano di recupero dei disastri, quindi disaster recovery, per trasferire la continuità operativa eh, sul secondo data center e così, e così avere. Una continuità, garantire la continuità delle operazioni e la sicurezza di es e delle informazioni trattate. Quindi, ci sono delle strategie che potrebbero, eh, diciamo, seppur, rallentare, seppur rallentate, permettere comunque una continuità delle operazioni del mondo civile e cyber, eh, in seguito ad un attacco fisico. Però, ecco, bisogna vedere sempre l'entità di un attacco e, e il contesto. Ecco, io volevo fare una precisazione perché abbiamo messo. In realtà due, tanta carne al fuoco oggi. Sì. Eh, sicuramente. Uh, un attacco cyber viene fatto anche per dimostrazione, come dimostrazione di forza perché ne abbiamo visti tanti soprattutto nei, nei giorni precedenti il conflitto in Ucraina, abbiamo visto anche dei casi negli, negli anni passati ormai uh, tra Iran e Israele, se, se ricordi c'è stato quel diciamo, blocco della rete idrica israeliana e Tel Aviv ha puntato il dito immediatamente contro Teheran, questi sono degli attacchi dimostrativi ma ci sono degli attacchi operativi ci sono degli attacchi operativi perché eh, recentemente nel, eh, nel corso della, della seconda controffensiva di quest'estate ucraina eh, gli attacchi cinetici quindi portati con missili da crociera e eh, altri sistemi diciamo missilistici eh, sulla crimea sono stati preceduti da un attacco informatico che ha bloccato la griglia elettrica uh, nella Crimea eh, per qualche ora c'è cioè, stato questo, questo attacco informatico che ha preceduto gli attacchi cinetici appunto perché come, come dicevi tu Gabriele eh, comunque sono sistemi che eh, connessi con, con l'energia elettrica quindi se io ti blocco le, le una centrale un po' di problemi, un po di problemi eh, te li creo ed è, ed è per questo quindi che è stato creato il quinto dominio, cioè il dominio, il dominio cyber, perché ci sono proprio delle, delle operazioni eh, di guerra, tra virgolette, eh, al punto che eh, nella, eh, nella nuova eh, dottrina di utilizzo degli armamenti nucleari russa, ma anche in quella statunitense, eh, viene detto, un po' tra le righe, ma in realtà si tratta di quello che in caso di... Un attacco non cinetico esterno che metta in, uh, in ginocchio uh, le, le reti interne russe. Mosca si riserva il diritto di rispondere con gli armamenti atomici. Cioè, cioè, questo fa capire sì. sostanzialmente quanto il dominio cibernetico sia uh, pervasivo all'interno non solo della nostra vita, ma in tutto l'ambiente, cioè no da. Uh, da una banca sino ai più alti livelli eh, delle operazioni militari e poi quanto sia diciamo aleatorio vogliamo dirlo, cioè quanto sia pericoloso perché come dicevi ricordavi tu Gabriele è difficile attribuire una persona fisica a un IP no? a chi ha fatto un attacco certo. è difficile attribuire un ente che sia uno Stato a, a, a un indirizzo. Cioè, io posso anche arrivare a un indirizzo, però dico: Ma siamo sicuri che siano stati russi? Siamo sicuri che siano stati gli iraniani? E quindi diventa difficile anche dare una reazione. E, e, e io sono abbastanza preoccupato, appunto, da questa nuova tendenza in cui diciamo anche gli, questi attacchi cibernetici possono essere chiaramente se molto pervasivi, molto invasivi su larga scala possono prevedere una risposta, una risposta di, tipo, di tipo nucleare. L'ultima precisazione, e poi ti lascio la parola e commentiamo insieme quanto detto, riguarda appunto il, il, profilo. Cioè, il profilo. Tu parlavi di profili, i nostri profili internet, sì, io credo che sia molto... Molto importante non solo dal punto di vista dei nostri dati personali, dal loro utilizzo, come nel bellissimo esempio che hai fatto tu prima, ma anche proprio nel profiling, ovvero mm. nel categorizzare, ah. nel mettere una categoria. Mm, noi stessi, cioè le, che chiaramente non io Paolo Mari o Marcello Villani, perché siamo due signori e nessuno. Però, le persone, eh, i direttori di banca, i direttori di industria, i politici, eccetera, perché? Perché eh, di così c'è la possibilità di avere. Una, quella in inglese, eh, tradotta dall'inglese in italiano, targetizzazione. è targetizzazione, cioè io faccio propaganda o disinformazione molto mirata in base a quello che è il profilo, cioè vedono quello che sono le nostre abitudini, il nostro modo di pensare, eh, come ci comportiamo, quello che facciamo e io faccio propaganda per colpire esattamente quel modello lì. Sì, allora, vado, vado per ordine. Um, il primo caso che ho citato sull'utilizzo della cyber per um, anticipare gli attacchi quello è un classico caso di uh, attacco cyber a supporto di uno cinetico. Uh, lo vediamo mh, anche per, come dire, sia verso target specifici, quindi uh, come dire, mh, rompere le difese di una, di, di un, di una vittima, quindi di, di uno stato, ad esempio, per poi entrare a gamba tesa fisicamente. Uh, e irrompere appunto ne, ne, dentro i confini territoriali. E lo vediamo anche, ad esempio, con, abbiamo visto tra Israele e Hamas uh, il giorno prima del, dell'attacco da parte di Hamas a Israele, un gruppo di attivisti, cosiddetti Cyber Avenger, hanno attaccato la centrale elettrica uh, 100% proprietaria uh, da parte di Israele e. Uh, al solo fine di causare instabilità del paese altri ad esempio attori come Anonimo Sudan ha attaccato eh, i sistemi di allerta della popolazione israeliana eh, che venivano utilizzati appunto per avvertire la popolazione su, eh, in merito agli attacchi di Hamas mm, dipende sempre qual è il target qual è l'obiettivo uh, l'altro tema che hai tirato fuori giustamente è quello della, uh, del, del profiling e della uh, diciamo personalizzazione dell'attacco e lì diciamo che ci sono due, due temi il primo è quello della risposta all'attacco e quindi eventualmente possiamo parlare di deterrenza e, e poi quello della um, civilization si chiama uh, a differenza di civilization uh, del, del, um, del mondo cyber sul primo punto diciamo che quando parliamo di, um, di cyberspazio Uh, parliamo di tre livelli, il no? livello fisico che è quello appunto territoriale o comunque uh, il, il, il canale dentro cui i dati viaggiano, postazioni di lavoro, PC, cavi sottomarini e così via. Un livello di rete logica uh, che uh, riguarda appunto um, l'astrazione che hanno queste posizioni fisiche, ad esempio uh, il tipo, un sito web è accessibile da qualsiasi parte del mondo. Perché ha uno stesso URL e quindi un link essenzialmente che permette di accedere da qualsiasi parte del mondo. Questo è il livello di rete logica. E poi c'è un livello di rete cosiddetta uh, cyberperson e quindi sociale, uh, in cui si rappresenta digitalmente un'entità che può essere uno Stato, un gruppo di criminali, una persona civile che in quel momento sta partecipando anche diciamo involontariamente ad un attacco cyber. E uh, qui Diciamo che a differenza degli altri domini in cui abbiamo un livello fisico e un livello eh, sociale, quindi di cyber person, eh, la, la cyber ha anche quello logico, cosa che il livello fisico non ha, il livello spaziale non ha, e così via. Cosa significa? Che qui si ha difficoltà di attribuzione molteplicità di attori fisici e virtuali eh, effetti collaterali di diversa natura e, e così via ma anche complessità nell'analizzare un caso da qui mi collego al tema della dimensione civile quando parliamo di ehm, destabilizzazione del concetto di civile ossia di in italiano è sempre civilizzazione del conflitto, civilization, di civilization intendiamo il modo in cui un civile partecipa ad un'attività cibernetica, diciamo, non proprio ortodossa, anche in modo involontario, e per cui, a differenza del, del, del diciamo, del conflitto fisico, non si ha la distinzione della uh, Componente, cyber da, da, scusate, componente civile da quella militare, e di conseguenza la proporzionalità della risposta non può essere calcolata in maniera eh, conforme alle norme. Cosa significa che nel momento in se utilizziamo a livello in guerra edifici, edifici fisici eh, civili a fini militari trasformiamo degli oggetti civili in possibili target militari e di conseguenza si ha diciamo la partecipazione civile alle ostilità. Uh, questo se non ricordo male, perdonatemi l'errore, potrebbe essere uh, normato dalla Convenzione di Ginevra uh, che però non riesce a estendersi al mondo cyber, perché? Perché mh, immaginate, ad esempio, sempre con il conflitto in corso tra Israele e Hamas Um, dei sofisticati malware eh, che creano forum um, cosiddetti protestware, cioè dei forum in cui si agitano le, le, le masse e si, ha, uh, si utilizzano tecnologie di manipolazione open source per trasmettere messaggi politici che vengono poi diffusi alla popolazione. No? Ecco, lì, diciamo, la partecipazione a questi protestware, magari soltanto per essere d'accordo con uno dei messaggi politici, Implica una partecipazione dei civili a, ad un'operazione militare e quindi lì si la persona. Si apre un mondo giuridico. Eh, esatto, realtà. esatto. La persona civile non corrisponde più ad una persona digitale, ma corrisponde ad un forum che diventa target militare, perché attivato da criminali o da, appunto per uso militare ma con la partecipazione di civili che magari condividono un, un contenuto, mettono un like e così via. No? Quindi capite bene quanto è complesso ma anche quanto è veloce questo mondo e appunto ripeto il termine fluido perché non si riesce a contenerlo, cioè qualsiasi aspetto vai ad aprire ne, ne conseguono implicazioni, implicazioni ma anche impatti a volte collaterali. Quindi questo tema della civilizzazione, del conflitto resta totalmente aperto e produce effetti civili ma anche militari con rischi veramente evidenti no? perché eh, immaginate se in guerra abbiamo un diritto eh, um, umanitario internazionale e diciamo un qualcosa che regola i conflitti armati nel mondo cibernetico questo non esiste o se, se si cerca di farlo esistere quantomeno in forma di deterrenza comunque è, è sempre difficile attribuirne una proporzionalità, ecco. Quindi, ad esempio un'escalation classica che si potrebbe avere dai conflitti è la risposta fisica ad un attacco cibernetico e da lì una volta diciamo, che arriva la risposta fisica siamo in guerra, non più in cyber warfare ma siamo in guerra a tutti gli effetti ecco tu hai citato il concetto di deterrenza e magari ti, ti rinviteremo prossimamente per eh, approfondire il concetto di deterrenza e come il dominio cyber abbia un po' diciamo Uh, reso i confini un po' più fumosi della, oh, di, quello esatto. che il, di quello che c'era sì, di quello che c'era prima perché purtroppo il tempo è, sì. è tiranno io starei qui per, per un'altra certo. ora a chiacchierare con Gabriele di, di queste tematiche perché le viviamo tutti i giorni senza manco saperlo praticamente le... Magari esistono delle vere e proprie task force sì, di, sì. Ma guarda, di in, vari la, eserciti. La, la dire, NATO vari... ha aperto un centro di eccellenza in, in Lituania a seguito di un attacco cibernetico fatto dai russi nel 2014 o addirittura 13, se non erro, che ha praticamente semi-paralizzato il paese. Mm -hmm. e Quindi c'è un comando sulla cyber sicurezza interforze, chiaramente mm -hmm. la NATO, in Lituania, che fa anche mm -hmm. modellizzazioni, e simulazioni di attacchi. una cosa fantastica, bellissima, mm -hmm. cioè, eh, sì, quindi Gabriele io ti. Io direi creepy: più che bellissimo: <ride> molto creepy. <ride> esatto, <ride> Gabriele. Io ti, ti ringrazio molto per essere stato nostro Grazie. ospite. Ti rinnovo l'invito qui da noi. E quindi speriamo insomma, di no... che i nostri sistemi reggano e non ritrovarci improvvisamente nell'età della pietra, perché questo succede: se, se ti bloccano tutto quanto, non riusci neanche ad entrare in casa tra, tra un po'. <ride> esatto. <ride> esatto. Grazie a voi, comunque è stato un super piacere partecipare. Grazie amici e amiche alla visione d'ascolto, grazie di aver seguito questa puntata speciale, grazie a Paolo Mauri e a Gabriele, insomma abbiamo eh, sondato un po' proprio solo, accarezzato, sfiorato quelli che sono i problemi del warfare e dunque del cyber, della cyber security. Ne parleremo ancora, per ora è tutto e una buona giornata a voi. Buona giornata.